la notte portò consiglio e nel nome della solidarietà il popolo del bosco decise che i loffi andavano comunque difesi. Solo alcune teste calde si rifiutarono di scendere a patti. Saltarono in aria tre funghi e fu gonfiato di botte loffo vanitoso. Si riunì un consiglio di guerra e vennero messi di vedetta Pisolo, loffo quattr'occhi e Pinocchio. Visto però che uno dormiva, uno non ci vedeva e l'altro sparava solo cazzate, furono subito richiamati. La piccola fiammiferaia propose allora di incendiare tutto il bosco per carbonizzare Gorgonella. Ma Pinocchio, che si cacava sotto perché era di legno, si oppose e non se ne fece nulla. Il soldatino di stagno, invece, fu interrotto per problemi al microfono. Quando l'offo elettricista disse che non era colpa sua, scoppiò il finimondo. Non è colpa mia. Volarono sedie e grida minacciose. Nonostante tutto, per tenere lontano il perfido Gorgonella, si decise di scrivere quantomeno dei cartelli. A Pinocchio fu spiegato però che i cartelli scritti male non servivano a un cazzo. Il nonno di Heidi, invece, fu riaccompagnato direttamente a casa. Mai si era vista nel bosco tanta solidarietà. Ognuno faceva qualcosa. Cenerentola preparò perfino una torta di mele, ma Biancaneve, che con le mele aveva un rapporto di merda, si fece girare le palle. Le due si pistarono ancora, ma stavolta Cenerentola, più mobile sulle gambe, andò molto meglio. Alla fine del giorno il bosco si era ormai organizzato. Venne nominato capitano il soldatino di stagno e gli fu messa la fascia al braccio. Da quel momento fu l'unico autorizzato a parlare con l'arbitro. Mentre alle porte del bosco incombeva il pericolo Gorgonella, la fatina buona del cazzo vegliava algida su tutto e su tutti. Thank you.